conclusione di successo per la 52esima fiera nazionale del tartufo bianco di Acqualagna, che ha portato nel comune del famoso Tuber Magnato un picco migliaia di visitatori in sole 6 giornate di esposizioni ed eventi, nonostante il prezzo del tubero che quest'anno ha toccato numeri al di sopra della media. Contraddistinguere l'evento, come ogni edizione, sono stati i cooking show con i grandi chef italiani che hanno deliziato i palati dei numerosi presenti con diversi menù tartufati e gli oltre 100 espositori con prodotti del territorio. Ed è con questo appuntamento che si chiude un percorso dal gusto singolare che ha attirato migliaia di turisti e visitatori dall'Italia e anche da tutto il mondo, ma che propone, già dal mese di dicembre, altri appuntamenti a tema tartufo. E c'è grande soddisfazione perché le cose sono andate molto bene. Oggi chiudiamo con una giornata fantastica dal punto di vista climatico, quindi grande soddisfazione. Acqualagna si riafferma, insomma, il grande centro di commercio del tartufo, di valorizzazione del tartufo. Siamo veramente contenti, sono contenti gli operatori, però il tartufo non finisce, anzi da qui fino a Natale i ristoratori proporranno menù dedicati al tartufo bianco ma anche al tartufo nero, che forse in questa stagione è più accessibile anche a tutti, per cui tra l'altro il periodo migliore forse per il tartufo è proprio questo di novembre e fino a Natale. Chiuderemo per quanto riguarda gli eventi con il ponte dell'Immacolata l'8, il 9 e il 10 dicembre, con un evento che ormai insomma, che abbiamo inaugurato lo scorso anno, molto simpatico, perché si chiama Nevicano Tartufi e è un modo per condividere appunto questa ricchezza che abbiamo con tutti i turisti. Faremo degli effetti speciali in piazza dove veramente nevicheranno i tartufi, insieme a una festa di Natale, insomma, con i mercatini, percorsi gastronomici, dolci, natalizi e non solo. Quindi anche questo è un grande evento che insomma fa sì che in Acqualagna si continui a parlare di tartufo tutto l'anno.